la bandiera! Un alito di vento accarezza il tricolore, mentre i militari del 28° reggimento Pavia lo issano lentamente al suono dell'inno di Mameli, in piazza del Popolo a Pesaro, alla presenza del prefetto Luigi Pizzi e di un reparto d'onore interforze in armi che poi lo stesso ha passato in rassegna. Momenti carichi di pathos e di orgoglio nazionale per i reparti delle forze armate e i cittadini presenti nel giorno che celebra l'unità d'Italia e le sue forze armate. Celebriamo le nostre forze armate con orgoglio, dice il colonnello Diego Filippo Fulco, comandante del reggimento Pavia, che operano in missione di pace, in scenari complessi e che contribuiscono alla coesione dei popoli e alla pace, apprezzati da tutti per lo spirito di umanità che gli viene unanimemente riconosciuto. Poco prima, le massime autorità civili e militari hanno reso omaggio nella cappella votiva di Sant'Ubaldo a quanti hanno dato la vita per la patria, depositando una corona d'alloro. Il prefetto di Pesaro Urbino, nel suo saluto, ha pronunciato parole come coesione sociale e solidarietà, alla luce dei nuovi scenari che si affacciano sul Mediterraneo. Lo spirito di queste celebrazioni deve essere uno spirito moderno. Noi dobbiamo ricordare il passato per trarre insegnamento, ma dobbiamo guardare al futuro. E quindi i giovani devono essere sempre stimolati e sensibilizzati nella riscoperta di questi valori tradizionali, nazionali, europei, ma anche nella loro disponibilità al senso di solidarietà, di accoglienza, e quindi occorre coniugare lo spirito delle nostre tradizioni, la nostra unità nazionale, con lo spirito di accoglienza e di solidarietà che il mondo moderno richiede.